Io ho conosciuto l'opera di Vincenzo Rabito attraverso il libro delle Einaudi, edito nel 2007. Quel libro era già un'operazione impossibile perché di fatto veniva tradotto in un complessivo, diciamo, un complesso di 300-400 pagine l'opera di quest'uomo che aveva fatto questo dattiloscritto di migliaia di pagine, scritte fitte, 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 senza interlinee, tutte sgrammaticate e quindi anche già di per sé molto difficili da decifrare, da leggere. Quando ho approcciato questo libro, ho pensato dentro di me che coraggio che ci vuole a mettersi in questa avventura, diciamo, di tradurre la pagina dattiloscritta in un libro, perché loro hanno lasciato la mancata competenza linguistica di Vincenzo Rabito, hanno tolto magari punto e virgola tra le singole parole, però hanno lasciato le sgrammaticature. E poi mi sono anche detto che coraggio. Diciamo in qualche modo pensare diciamo, un'operazione filmica. Con Chiara Ottaviano ci siamo frequentate, abbiamo parlato ci siamo chieste come era possibile tradurre tutto questo in un film e bisognava abbandonare qualsiasi diciamo, velleità, tra virgolette, di ricostruzione storica. Che poteva, diciamo, cadere molto facilmente nell'illustrazione e cercare con il linguaggio del documentario di andare oltre la pagina scritta per ragionare su tutto ciò che nella pagina era nascosto. Vincenzo Rabito, scrivendo la propria autobiografia, di fatto riscrive la storia di tutti, farne un film documentario utilizzando dei materiali di archivio mi consentiva di lavorare anche su tutte quelle immagini che appartengono alla storiografia ufficiale e quindi appartengono al novero delle immagini di propaganda, delle immagini diciamo, che sono state fatte dalla parte del potere e tradurle. E dare un altro senso a queste stesse immagini, quindi aggiungere livelli di significato alle singole sequenze che io andavo a raccontare. Così la prima guerra mondiale non è soltanto la prima guerra mondiale della trincea, ma è anche qualcosa di più. Io vedo, dopo il fasto della vittoria, il giorno nefasto in cui questi uomini, pagina oscura e taciuta dalla grande storia, abusano di una donna. Io vedo durante il momento in cui l'Italia diventa fascista il qualunquismo dell'uomo che diventa fascista. Io voglio fare un film documentario perché io so che con il documentario posso attraversare il Novecento, così come lo attraversa Vincenzo Rabito nella sua autobiografia, e attraversando il Novecento posso farmi delle domande grosse, ulteriori. Che non si limitano a cercare delle risposte ai singoli episodi della storia narrata, ma è qualcosa di ampio, è qualcosa di più ampio che ci riguarda profondamente. Lui si nutre di cultura orale, lui tenta e ci riesce, diciamo, di varcare la soglia della scrittura, traducendo proprio fisicamente e con l'inchiostro quello che è il modulo narrativo della tradizione orale, e fa un'operazione più complessa ancora. Da un lato lui si mette in scena, così come il Paladino di Francia, il Guerin Meschino, quindi ha acquisito, diciamo, tutta la consapevolezza del cantastorie, no? Dall'altro lato però lui lo fa in un modo preciso, come operazione intima di ricostruzione del sé. Lui ha bisogno di respirare, di fermarsi, di mettersi a scrivere. E con l'operazione della scrittura lui conquista la parte, secondo me, definitiva, diciamo, del sé. Lui è cantoniere, bracciante, contadino, ha fatto mille lavori. Non è un caso che alla fine noi ce lo ricordiamo come scrittore. A parer mio, Vincenzo Rabito è ossessionato non soltanto dalla forma, ma anche dalla materia. Lui è un uomo che ha fatto tutto con le braccia, con la forza delle mani, e anche la scrittura è un lavoro manuale. Quindi io ho voluto filmare la scrittura perché filmando l'inchiostro sulla pagina e avvicinandomi a questo inchiostro con un obiettivo macro, restituendo quindi tutta la corposità dell'inchiostro, del gesto che solca la pagina, la porosità della carta, tutto questo si traduce in materia.
ci insegna e penso che abbia insegnato attraverso questo peregrinare dal Dattilo scritto al libro e al film adesso, che la cultura diciamo, va al di là dell'istruzione. E questa cosa diciamo, sembra una frase fatta, ma in realtà non è soltanto una frase fatta, perché diciamo, l'atteggiamento fenomenologico, diciamo, di sguardo sulla realtà che Rabito ha, che riesce poi a restituire con tutta questa complessità di significati all'interno delle singole faccende che lui racconta, diciamo, del Novecento, è qualcosa che va oltre il senso io ti tramando una memoria. Sento che noi oggi in Italia abbiamo soltanto da imparare, diciamo, tra virgolette, da una persona come Vincenzo Rabito, perché siamo inchiodati molto spesso alla nostra condizione in una società dove si è persa completamente quello che viene chiamato comunemente mobilità sociale, no? Per cui la sacralità della scuola, il valore dell'istruzione come strumento per emanciparsi, il fatto che lui riesce a conquistare l'alfabeto in tarda età e diventa quella cosa il momento più importante della sua vita, ecco, forse tutti quanti dovremmo ricominciare a pensare un po' come così. Credo che in questo momento il cinema italiano stia rifiorendo attraverso un'attitudine dei registi, degli autori a guardarsi intorno. Calarsi nelle realtà significa in qualche modo fare esperienza di queste realtà per poi restituirle in delle narrazioni che negli ultimi 10 anni sono state moltissime. Anche delle narrazioni di tipo documentario, per una questione anche molto semplice di una generazione intera che non ha avuto accesso ai grandi finanziamenti, per cui si è, diciamo, appropriata dei mezzi di produzione con le telecamere e ha imparato il mestiere, diciamo, guardandosi intorno. Io credo che finito il tempo in cui il cineasta borghese pensava ai fatti suoi e voleva e pe pretendeva che, che il pubblico, diciamo, si appassionasse dei fatti suoi, adesso è arrivato il momento in cui il cineasta borghese guarda magari dall'esterno, a volte con un senso di superiorità che fa diventare tutto questo discorso sull'attenzione una grande bugia, che è quello che non mi piace al cinema, perché per me il cinema è tutt'altro, il cinema è relazione, il cinema è confondere i piani e fare grandi narrazioni, però sporcandosi anche le mani.